Ma sì, anche banalmente in termini di metri da percorrere, da questo muro che abbiamo qui davanti a noi al mare, alla sabbia, sono 650 metri. Mentre prima, uscendo dalla stazione, circumnavigando la stazione stessa fino ad arrivare al sottopasso del grattacielo, bisognava percorrere almeno il doppio dei metri. Quindi sicuramente per i turisti che arrivano a Rimini, che vogliono dirigersi verso il mare con una passeggiata, verrà più che dimezzato il tempo da percorrere, ma soprattutto per chi abita a Rimini tutto l'anno, per gli abitanti di Marina Centro, questo sarà un punto in più di accesso verso il centro città, perché passando da qui, da via Trieste, e imboccando il sottopasso, si sbucherà nell'altro lato classico, storico della stazione, verso via Dante. Quindi davvero un modo di fruire meglio gli spazi della nostra città, una frattura storica che esiste a Rimini, che verrà superata da questo nuovo sottopasso pedonale, e in più verrà riqualificato anche tutto il piazzale lato mare, il piazzale che si affaccia su via Carso, che sicuramente tornerà a splendere con illuminazione, con aree giochi per i bambini e con un verde che verrà riqualificato a dovere.